anche se la Trinità non viene messa negli studi degli attributi di Dio, se non nella sua natura. Credo sia importante parlare di chi è il nostro Dio per poi iniziare un cammino di meditazione sulle perfezioni o caratteristiche del nostro Trino Dio, riconoscendo comunque che tutto quanto Lui è perfetto e per quanto il nostro sforzo sia grande, mai potremmo comprendere e spiegare le sue caratteristiche. Mi faccio una domanda. Perché parlare della Trinità quando parliamo di Dio? Dobbiamo iniziare sapendo che la Trinità è una dottrina che non ha modo di essere spiegata correttamente. Per qualsiasi essere umano, la Trinità è un concetto impossibile di comprendere appieno, impossibile da spiegare. Ecco, è una dottrina che dobbiamo accettare per fede. Dobbiamo ricordare che stiamo parlando di un Dio infinito di fronte a un'umanità dalla mente limitata. E intendo dire accettata per fede, perché questa dottrina è un mistero anche per i grandi studiosi. Un altro punto è che la Trinità definisce Dio come un unico essere che sussiste in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo non significa che ci siano tre divinità. Il Signore uno solo è, degno di lode e adorazione. La parola Trinità non compare nella Bibbia, ma è usata per descrivere il Dio Trino e la realtà che ci sono tre persone coesistenti che sono Dio. Può essere difficile da capire, ma dobbiamo accettare con fede ciò che Dio stesso ci ha rivelato attraverso le Scritture. Sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo, il Signore ci parla della Trinità. Alcuni esempi sono in Genesi capitolo 1, versetto 26, quando Dio dice «facciamo». Questo termine esprime più di una persona. Invece, nel Vangelo di Matteo abbiamo il battesimo di Gesù, dove si vede lo Spirito scendere su Dio Figlio, mentre Dio Padre proclama il suo compiacimento per il Figlio. Questa meravigliosa dottrina ci mostra anche che ogni membro della Trinità è Dio. Il Padre è Dio. Il Figlio è Dio. Lo Spirito Santo è Dio. Noi crediamo che Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo sono uguali in potenza e gloria. Un altro punto importante: hanno compiti diversi, che sono i seguenti. Padre creatore è causa essenziale dell'universo, della rivelazione e della salvezza, mentre il Figlio è l'agente con cui il Padre compie tutte queste cose attraverso lo Spirito Santo. La volontà tra il Padre, Figlio e Spirito è perfetta, e in questa perfezione si manifesta tutta la gloria di Dio. Alla fine possiamo dire o chiedersi perché è importante conoscere tutte queste cose. Perché è importante conoscere la Trinità? Ci permette di sapere che il Dio Trino è l'unico vero Dio. Dio è la nostra salvezza e tutta la nostra speranza. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è in Lui. È Lui che ci ha creati. Ci permette di adorarlo e di ringraziarlo per ciò che Lui è. Amen.